tutta cravatta, visto? Ti piace? Non va così, e così ce l'ha. Allora, scusa, chi l'ha detto? Dove sta scritto che il nodo alla cravatta bisogna per forza farlo al collo? L'hai fatto al... Io ho anche fatto il nodo più stretto, che mi fa bene la postura. Cravatta penica si chiama, la usano certi popoli per... Cioè io non ho paura di parlare, capisci? Che bella idea la cravatta al contrario. Sì, bella. Cioè, sembra una stronzata, magari quando io uscirò da LOL tutti metteranno la cravatta col nodo fatto non al collo. Così. Michele, se iniziamo così, che tu fai, prendi così l'attenzione, giri, così, io sto male. Il mago attacca, maledettamente attacca sempre. Sto male! Ecco così. Ho fatto una pubblicità, mi devi consigliare? Se va bene o no, è una pubblicità di occhiali. No, a lei ho detto. Poi la faccio vedere anche solo a lei, perché lei ne ha fatte un sacco così. Una ho queste, fatta. Questa è per gli occhiali. Non puoi guardarla, è solo... Dammi un consiglio se... Se... Cosa? Per ridere da solo! Riso! Non mi vuoi dare un consiglio? Ditemi voi cosa c'è da ridere davanti a una foto così. No, che dici? Gli occhiali? Eh. Ah, ma è una sua foto di lui nudo. Non di rovescio. Il vincitore del premio Lo Scopino d'Oro è... Max Angioni! Bravo, fai cacare! Faccio cagare! Fai cagare! Bravo, fai cagare! Scusa, ma che razza di valletto sei? Congratulazioni. Grazie Max. Bene. Se possiamo far entrare per favore la busta? Okay. Beh, allora. Ok. No, è una tecnica. Scusate un attimo, è un problema tecnico, se possiamo chiedere. Pubblicità, sì. Ah, sì. Allora andiamo al pubblicità? No, rientro, no. Rientro. Ah, scusa, rientro. Eccoci tornati in diretta alla premiazione. Premio non so chi e non so cosa è vinto da non so. Applauso. Bella. Ma chi sei? Buonasera a tutti, io sono Lunetta Savino. Volevo ringraziare veramente tutti quanti perché è un premio molto importante, come vedete la sofferenza dell'artista. Ho fatto tanti film pure, ho lavorato tanto con Fairuz Anoop. Sei una brutta persona. Fairuz mi ha preso come un ospite che mi ha tirato su come è vero. Fairuz è stata veramente una brava persona con me. Fa ridere sta cosa, raga. Perché io ho una vena comica, ecco. Si vede. Io per esempio so fare... Guardate la bottena, mannaggia! E penso a fare queste cose. C'ho anche il tremitato. Volevo ringraziare tutti quanti, Ferzan, Manfredo, tutti quelli che mi hanno fatto lavorare, grazie, veramente, grazie. Congratulazioni, grazie. Non si fa così, molto pericolosa. Chiudiamo questa edizione dei premi a caso per quest'anno. Quella non è una... Ci devi fare i cazzi tuoi. Questo è arredamento, vabbè. Ti devi fare, grazie. Avrei riso un sacco. Sì. Il vincitore del premio... Maccio, te lo meriti. Mani in alto di quest'anno è... Diana del Bufalo. No. Sì, ma te lo meriti. Posso dire che te lo meriti? Grazie. L'hai ucciso. E io il mio l'ho fatto. Io mi sono preparata veramente su un sacco di cose. L'unica cosa che non sono riuscita a preparare
è stata in realtà l'estetista. Non ho trovato un buco in settimana. Cazzo. Che bastarda. Wow, che meraviglia. Poi a me il pelo piace proprio. Io ce l'ho davvero, eh. Qua io ce l'ho pelosa e a me piace il pelo, veramente. Guarda che meravigliosa questa cosa. È meraviglioso, però no. Ma ti rendi conto? Bellen è pelosa. Bellen è pelosa. Bellen è pelosa. Ti rendi conto, guarda, che è terribile. È orribile, no, guarda. Guarda che meraviglia, guarda che panda anche è. Cioè, è però più posso di me. Dire? Vabbè, vai. Te la puoi fare adesso la ceretta? C'ho anche qua uno strumento. Ma è grandiosa questa cosa. Sì. Quindi sto per rasare lei. E invece poi dico, ma no, dai. No, aspetta, volevo. È un momento re. Provare, no, fare... no, 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 no. No, 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 no. Io avevo una gag simile, volevo tagliarmi i baffi e uscire allo scoperto dicendo: ragazzi, dove sono i miei baffi? Dove sono i miei baffi? Cioè, ce l'avevo sotto il naso. Cavolo, come taglia bene però, ma che roba? Ah, che schifo! Oh mio Dio! È fatto molto bene. Stavo parlando perché gli stavo spiegando. Oh mio Dio, bello lì. Non so come faranno. No! Guarda che entrata. Cosa me? Mamma mia, no! mamma mia. Ciao Coradone, ciao. Ciao, non l'avevo riconosciuto Lillo, perché poi i culturisti sono tutti uguali, tutti 1,90 m, tutti con le spalle larghe, tutti con i pettorali. Secondo me Guzzanti non resiste. Mm-hmm. Anche perché mi sa che sono molto amici di Lillo e Corrado. Ciao Virgi! Virgi, guardami! Virgi, guardami! Cioè, tu già c'hai 9 persone che cercano di farti ridere, poi ti giri e entra Posaman. Maledizione. No, ma che brutta cosa! Aia, oh, vulvia. Vulvia, no! Questo non ci voleva. È stato un colpo basso perché ha oscurato tutte le altre ragazze. Buonasera. Ciao, vulvia. No, vabbè. Vulvia. Scusate i peli. Con la coscia pelosa, le calze coprenti. Arte, cultura, scienze e misteri. Tutto questo è Reeducational Channel. Mortacci. Lo sapevate? La temperatura del sole raggiunge anche i 50.000 gradi, ma il caldo percepito arriva anche a 65. Zombie, c'è stato veramente il caso di un morto che cammina? Sembra di sì, ma andava veramente piano. Veramente piano, cioè dovevi proprio farci caso te che camminava. Già manco tutto sta appetito. Polifemo, il mitico mostro delle storie greche. Polifemo sarebbe esistito davvero? Sì, ma non è vero che c'ha un occhio solo e non è vero che era così alto. Ma ci fa fatica. E allora perché? Perché tirava i pietroni, manco delle pietre normalissime. Poi solo una volta l'ha tirata e tutti a dire mostro, sguercio. Perché? Perché ti ha preso con la pietra deve essere sguercio. Ma quei greci sono fatti così. Gli piace di esagerare, pure coi bilanci. Indù,
Lo sapevate? Tanti secoli fa, prima di rappresentare un popolo e una religione, la parola indù era solo l'abbreviazione di indubbiamente, che per loro però era una parola un po' lunga, cioè stanno arrivando i monzoni, indù, sono monzoni, capito? Parole che significavano tutt'altro su Reeducation Channel. Cosa succede quando incontri qualcuno col tuo stesso nome? Ragazzo, benvenuto a bordo, io sono Johnny. Mi chiamo Johnny anch'io. E poi ne incontri altri. Vieni che ti presento la squadra, lui è Johnny, questo qui è Johnny e lì in fondo c'è la nostra mascotte, il piccolo Johnny. E altri ancora. Grazie infinite per la visita, dottor Johnny. Quest'anno preparatevi a un'omonia senza fine. Continua a incontrare persone che si chiamano Johnny. Solo oggi ne avrò incontrate almeno un centinaio. 100 di questi Johnny. Un film di Johnny. Dai produttori di Shrek. Qual era quello del cane orco? Com'è che... Vabbè. Dagli autori c'è un titolo corto. Dagli autori di un film fatto prima. Aldo Basso, Rupert Amendola. E quell'altro bravissimo che non mi ricordo come si chiama? Vabbè, non mi ricordo un cazzo. Lo speaker smemorato. Un film di... Vabbè. Dal 28 ottobre al cinema. No, forse era novembre. Buonasera, mi chiamo Brunello Robertetti. Sono un uomo di modesta estrazione mineraria. Ho 50 anni e 50 sono i nuovi 30 più i nuovissimi 20. A 50 anni devi fare un bilancio della tua vita, che è abbastanza facile. 25 e 25. Ma la bellezza non sfiorisce con gli anni, cambia generi. Prima ero bello come uomo, adesso sono bello come cassapanca. Non creda che siamo qui a caso. Credo che tutti noi veniamo su questa terra per un preciso scopo. Il mio è fumare e guardare la televisione. Giusto. È vero. Ma ecco dei consigli a tutti i partecipanti. Quanti siete? Uno, due. Mi sono sbagliato. Pensa sempre alla salute. Io, su ordine del medico, ho dovuto cambiare completamente alimentazione. Ora vado a cherosene. Ricorda, meglio piangersi addosso che pisciarsi. Non essere mai razzista con i popoli inferiori. Mai. Uomo, ricorda, la donna non è un oggetto e può benissimo rimettersi a posto da sola. Donna, smetti di fumare, credimi, smettere di fumare non è difficile. Io ci sono riuscito 76 volte. Ora faccia un gioco di prestigio, ho bisogno di un volontario. Vengo io. Prende una carta senza farmela vedere. Ok, guarda senza farmela vedere. Ok. È il 10 dei cuori? No. Esatto, perché il 10 dei cuori è qui. È un trucco di grande effetto, ma in realtà non è complicato il meccanismo. Se volete, dopo vi spiego.